Con 20 anni alle spalle e anche una missione filatelica che ormai vabbè, più o meno credo che tutti conoscano, e la Repubblica di San Marino ha voluto fare, siamo arrivati praticamente a questi 2 giorni che è un giro di boa perché si inizia un secondo giro. C'era il romanzo di Dumas, no? 20 anni dopo, ecco 20 anni dopo, eccoci qua. Allora, rispetto alla prima edizione che avemmo del lontano 1983, il nostro congresso col tempo si è anche un po' potenziato e diversificato. E ormai è da 14 anni rispetto agli 21 in sostanza con cui abbiamo approcciato tutto il discorso. Ed è da 14 anni che questo evento che facciamo a San Marino lo abbiamo praticamente diviso in 2 sessioni. La prima sessione, ormai da 14 anni appunto, si svolge la mattina del sabato, cioè adesso in questo caso, e è dedicata a un mini, chiamiamolo così perché dura solo mezza giornata, congresso o simposio, che è denominato appunto simposio sulla esplorazione dello spazio e la vita nel cosmo, e che è servito abbastanza perché ha consentito, quando fu fatto, anno dopo anno, di permettere a personalità operanti fondamentalmente nell'ambito accademico e quindi non particolarmente, come dire, disponibili a parlare a un simposio ufologico in senso stretto, di dire comunque la loro in un ambito in cui non potevano essere né censurati né criticati da colleghi o dai propri ambienti di estrazione. E poi il congresso sul UFO vero e proprio cominciava, come appunto oggi comincia, col pomeriggio. Allora, questa edizione, ripeto, si apre appunto con il 14° simposio sull'esplorazione dello spazio e la vita nel cosmo. E lo scopo è introdurre il nostro discorso, che poi andrà approfondito dal pomeriggio in poi, con taglio fondamentalmente asettico, scientifico, quindi non strettamente teologico. E quindi avremo come primo oratore della mattinata Silvio Geni, che adesso vi introdurrò, cui si deve praticamente il funzionamento, chi è responsabile proprio del CNAI, che è un ente costituito da astrofili indipendenti che senza avere con questo né la pretesa di spiegare niente, non hanno però neanche la tendenza di molti astrofili a bypassare o a snobbare il tema ufologico, anzi tutt'altro, perché chiaramente quello che vede il privato cittadino e può essere definito convenzionalmente da quest'ultimo, oppure dalla stampa, UFO, un astrofilo può chiamarlo in altra maniera, fenomeni aerei anomali, fenomeno astronomico non spiegato o roba del genere. In realtà 90 su 100 si tratta della stessa roba. Quindi vediamo un attimo di partire da questo, come è giusto che sia. E poi avremo il professor Filipov dell'Accademia delle Scienze della Bulgaria, Hélène Bourdier dell'Associazione Aeronautica Astronautica Francese Sigma 3AF. Poi avremo una conclusione a cura della Commissione Contact Inizio Terrestre della Spring Tank. Quindi questo serve più che altro per introdurre il discorso che poi andremo a fare in termini di approfondimento. Allora, io direi, dopo aver ringraziato ovviamente ancora una volta la Repubblica di San Marino per continuare a ospitarci con questa manifestazione che ormai non solo consolidata, ma è abbastanza nota ormai nel mondo, perché è la più importante manifestazione di questo tipo che abbiamo in Europa. Ecco, direi, detto questo, di passare senz'altro all'inizio dei lavori. Quindi ho il piacere di presentarvi per il CNAI Silvio Geni, prego. Grazie.
grazie a voi. Bene, buongiorno a tutti. Devo dire che è per me un piacere e un onore aprire i lavori di questo prestigioso simposio che è arrivato alla 14ª edizione. E la mia presentazione sarà un brevissimo excursus su quello che facciamo noi come CNAI, dopodiché vedremo insieme un filmato che ci farà forse riflettere 5 minuti su che cosa ci circonda, l'immensità di quanto ci circonda e quanto poco ancora conosciamo. Allora, il Centro Nazionale sui Cercatori Indipendenti, come diceva il dottor Pinotti, praticamente nasce 2 anni fa dalla buona volontà di 5 persone, io sono uno dei 5, nasce a Roma ed è un'associazione praticamente senza scopo di lucro che opera in totale praticamente autocontrollo e autosovvenzione, in regime di volontariato, nel senso che siamo dei volontari, non ci paga nessuno. E grazie a un notevolissimo sforzo e alle conoscenze che per motivi professionali abbiamo noi 5 fondatori, quindi ci parliamo della consulenza di ricercatori professionisti, ricercatori di spessore nazionale e internazionale, siamo riusciti ad organizzare praticamente quanto adesso andrò a farvi vedere, che ha come scopo fondamentale in primis la divulgazione a tutti i livelli, quando possibile con simposi, perché simposi sapete costano, quando diciamo più frequentemente a livello scolastico, e quindi con dei corsi che noi facciamo teorici e pratici a livello di scuola, più che altro proprio dei licei dove studiano praticamente come materie a noi care. Facciamo anche delle gite, delle escursioni, e abbiamo nel nostro piccolo anche un ambito di ricerca, l'area di ricerca della vita nel cosmo, un gruppo autonomo di privati, sembra utopico perché i mezzi sono quelli che sono, però ci avvaliamo, come dicevo, dell'aiuto di ricercatori professionisti, e siamo riusciti a fare, a giudizio non nostro ma di chi ci segue, un discreto lavoro. Praticamente il CNAI, questo è il nostro portale, esiste da 2 anni, e abbiamo un nostro canale di web tv, che lo potete vedere chiaramente, che è questo qui al centro, dove riusciamo a fare delle dirette dal campo, ed sono gratuite, oggi ci permette la tecnologia di poter fare questo ed altro. E quindi quando siamo sul campo a vedere o a fare un corso o a fare qualcosa che può essere di interesse, lo trasmettiamo su internet in maniera gratuita, e chissà dove e come può farlo. Siamo riusciti lo scorso anno, dopo un lavoro enorme, vi assicuro, di organizzazione, praticamente ad avere il primo convegno nazionale a Roma in giugno, lo scorso giugno, che ha visto presenti delle eccellenze. E vi assicuro, come primo convegno per un gruppo neonato non è semplicissimo. Abbiamo avuto delle eccellenze, possiamo vedere il professor Cosmovici, qui in alto a sinistra, abbiamo avuto sponsorizzazioni da parte della Telespazio, INAF Osservatorio di Roma, praticamente questo signore che vediamo qui in basso a sinistra, il dottor Carlo Albanese, è il capo progetto della parte europea della ISS, fatto dalla Telespazio. Quindi mi permetto di dire che per me è stato un onore, un piacere, ed è stato anche un convegno molto interessante anche per i non addetti ai lavori, in quanto si è parlato di argomenti pratici, come si svolge la vita nello spazio, la vita a bordo della ISS, quali sono le ultime frontiere delle nuove ottiche, il famoso megatelescopio europeo che in costruzione ci vorranno 10 anni per farlo, e non da ultimo, una chicca tecnologica, siamo riusciti, grazie all'apporto dell'INAF Osservatorio di Roma, ad accendere, aprire ed allocare in posizione il telescopio che è nel deserto della Gran Cile, fatto tutto dalla sede congressuale. È stata una cosa molto divertente, che è carina a vedersi, perché l'abbiamo fatto in diretta. Abbiamo avuto il piacere di una lettera del padre Funes è direttore della Scuola Vaticana, difficilissimo farlo muovere perché è sempre pieno di mille impegni, possiamo capire, adesso ne va ancora di più perché è gesuita ed è argentino, non aggiungo altro, e quindi comunque è un'eccellenza perché molti vedono la Scuola Vaticana come l'osservatorio di Castelgandolfo, non è così, loro hanno a Tucson in Arizona un prestigioso osservatorio e lì vengono fatte in passato ma anche oggi delle ricerche di eccellenza. Padre Funes, professor Funes,
eminenza da questo punto di vista, uno dei più grossi esperti di galassie prossimali, e praticamente abbiamo avuto l'onore, ci ha mandato la rete che sto leggendo qui, è una foto, di più non siamo riusciti a vedere, ma per noi è stata una cosa incredibile averlo al primo, alla presentazione del nostro piano europeo. Noi, come dicevo, collaboriamo per quanto riguarda la ricerca con una serie di associazioni prestigiose. Questa qui, la ALPO, che è praticamente l'associazione Lunar and Planetary Observers americana, è stata fondata, guardiamo un po' il caso, nel 1947, che è una data che ci ricorda tante cose, ed è una prestigiosa associazione che fa capo a 24 università americane, e ogni praticamente specializzazione, quindi luna, pianeti, sole, meteore, fa capo a un grosso nome, a un grosso, sono tutti accademici, che poi lavorano in tutto il mondo e che danno un supporto enorme. Noi siamo riusciti, grazie a questo, queste sono due foto della famosa cometa che si vede adesso in questi giorni, qui da noi, sono due foto fatte al telescopio, ovviamente, sono state fatte da accademici. Noi qui in Italia purtroppo non siamo riusciti a vedere granché, perché come sapete è molto basso all'orizzonte, in teoria si dovrebbe vedere anche oggi, la possiamo vedere al tramonto praticamente, però è 6-7 gradi sull'orizzonte, 6-7 gradi sapete, bisognerebbe andare molto in alto, c'è un inquinamento atmosferico che è spaventoso, magari c'è foschia, quindi è stato molto difficile, qualcuno è riuscito a fotografarlo, ma non sono state queste foto, a differenza di quelle fatte nell'emisfero australe, perché penso che tutti voi abbiate modo di vedere su internet, sono state delle foto molto belle di questa cometa. Comunque questo qui è il lungo della cometa e sono due foto omaggiate dai nostri amici americani. Questa è una vecchia slide della parte solare, e noi siamo riusciti lo scorso anno ad avere con noi in maniera virtuale il professor Cook, che è quello che vediamo dallo schermo, che è il responsabile mondiale per i transienti lunari, un fenomeno di cui abbiamo parlato anche qui a San Marino in passato. È quel fenomeno legato a stranissimi fenomeni che appaiono sul suolo lunare, bagliori, nebbie strane, che vengono studiati come forse pochi adesso lo sappiamo, perché sinceramente anche a me non era nota la cosa, non soltanto in maniera amatoriale, ma in maniera professionale. E il professore è cura a livello mondiale questa tipologia di fenomeni, che devo dire, quindi abbiamo avuto questo apporto in teleconferenza che per chi come noi vive di sovvenzioni, qualche sponsor e le tessere dell'associazione, è fondamentale perché costa poco, anzi niente, una teleconferenza. Noi di nostro, ripeto, facciamo anche un minimo di ricerca. Questa qui è una All Sky, è una camera a tutto campo a 180 gradi, che è proprio quella nostra del CNAI, quindi, ed è allocata praticamente a 100 km da Roma. Noi riusciamo a distanza, ma è una cosa comune, oggi si può fare tranquillamente con internet, riusciamo a distanza a verificare che cosa sta succedendo. E questa è una camera a 180 gradi, ci fa vedere tutto il cielo, che non è proprio l'ideale. Esiste una rete che è l'IMTN, è una rete privata di professionisti, ci sono dentro anche accademici, che studia praticamente a livello nazionale e internazionale praticamente tutti i fenomeni, chiamiamoli naturali, che avvengono intorno a noi. Quindi meteore, sciami meteorici, transienti, luminosi, quindi i famosi sprite, perché tutti questi fenomeni che fino a 15 anni fa erano misteriosi, sono dovuti praticamente ad alta energia e ionizzazione di vari strati dell'atmosfera. Noi partecipiamo attivamente, abbiamo una postazione CNAI, ce l'abbiamo con questi signori di MTN, e devo dire che la collaborazione è eccezionale, perché basta una telefonata per avere parte, per sorridere le condizioni meteo, ma quando arriva una segnalazione di un bolide, e sapete perfettamente quello che è successo, adesso non ci arriviamo, questa è una parte della rete nazionale, anche il sud adesso è coperto comunque, quindi H24 esistono delle postazioni professionali, quindi con attrezzature professionali, sono delle camere che apprezzano la quinta decimale lux, e dei software gestionali che permettono al passaggio di poter registrare con dei video in formato RAW per detti lavori, ossia video che poi vengono elaborati dall'Università Bologna e da due università europee, e quindi abbiamo un quadro completo di quello che passa, di quello che abbiamo. Questa è la nostra, quella del CNAI,
posta a Rieti, quello che vediamo è il cosiddetto campo di azione, copre praticamente, andiamo verso est, verso nord-est. Quello non era lo scarico che ho fatto vedere, questa è una camera praticamente particolare che ha un campo molto più ristretto, ci permette di vedere, di apprezzare cose di questo tipo. Questa è una foto particolarissima, non l'abbiamo fatta noi, l'ha fatta il dottor Zanotti, che è uno del... Questo qui è un fenomeno atmosferico rarissimo, è praticamente un mega lampone, detto in maniera volgare, che è stato fotografato così bene soltanto 3 volte. Da un americano, da un giapponese e dal circuito italiano. È un lampo che arriva oltre i 120 km di altezza, ed è, l'occhio lo vedrebbe come un fulmine, un lampo, non lo può apprezzare. La camera l'ha apprezzata, è una foto eccezionale. Ci sono anche delle cose particolari su questa rete. Ci sono dei fenomeni detti di frontiera, che poi di frontiera non sono, e noi abbiamo anche così la possibilità di avere dei consulenti esterni molto indicati in questo momento di grande tecnologia, dove tutto si può fare, dove tutto si può simulare. Questo cerchio in cielo non è nient'altro che una proiezione olografica di una discoteca che ha sfruttato la copertura delle nuvole basse come schermo. E ci sono poi i dati di fatto, ed è assicuro che se uno poi lo vede così, magari si può pensare ad altro. Queste sono luci strane che vengono fotografate da queste reti, dopodiché noi ci domandiamo, cerchiamo di dare una risposta. Non c'è risposta a tutto, questo lo sappiamo, questo lo sappiamo. Per tornare a quello che è successo il mese scorso, la meteora asteroidale russa, non so se avete visto, ma c'è stato un sollevamento un po' dell'opinione pubblica, tutti quanti si sono allarmati. Allora qui moriamo tutti, ma c'è niente di nuovo, non c'è niente di nuovo, sapete che è soltanto una questione statistica, succede spessissimo. Questo che vedete è del tutto simile a quello russo, meno male, comunque molto più piccolo, è stato praticamente il 17 marzo, una delle nostre postazioni ha preso questo bolide, nel momento di impatto atmosferico, di esplosione, ci ricorda moltissimo i video inquietanti che abbiamo visto di quello che è successo in Siberia. E quello che è successo in Siberia è stato elaborato dalla rete nostra ed europea, dato che abbiamo avuto la fortuna, tra virgolette, di vederlo in maniera diretta, che l'hanno fotografato tutti, non so se avete visto addirittura con i telefoni dalle macchine, c'è stato l'attimo dell'impatto, era un bel sassetto, un bel sasso, notevole, come capitano generalmente ogni 80-100 anni, di quelle dimensioni capitano, noi non li vediamo perché molto spesso cadono in mare o cadono nel deserto. Quello sfortunatamente è successo sul centro abitato, meno male che era una bassa densità, perché se fosse successo su Roma, su Parigi, probabilmente chi lavora i vetri e chi lavora gli infissi avrebbe lavorato moltissimo, perché dopo l'esplosione che si è sentita dopo l'impatto c'è stato uno spostamento d'aria notevolissimo. Qui potete vedere praticamente, questo qui è il nostro Sole, questo è il terzo pianeta, pianeta azzurro che è la Terra, questo è Marte, questo qui è Giove, e questa è una tracciatura fatta da un software che ha cercato di ricostruire l'orbita di questa, chiamiamolo bolide praticamente asteroidale, perché sapete che la differenza tra meteora e asteroide risiede nella massa, quando si supera una certa massa lo definiamo asteroide, quando è piccolo lo definiamo meteora. Meteora generalmente viene completamente distrutta all'impatto atmosferico, l'asteroide purtroppo non sempre, certe volte per niente, se poi è grandissimo non avremmo modo di raccontarlo. Comunque eccolo qui vediamo il momento dell'impatto, questa è la fascia degli asteroidi tra Marte e Giove, è entrato qui e è entrato in collisione con la Terra in questo punto. Questa non è una costruzione fatta così alla carlona, ma è frutto di uno studio. Noi abbiamo la nostra attrezzatura tutta quanta autogestita, con la quale facciamo osservazione, abbiamo anche dall'altro così per la cronaca una postazione radio amatoriale, India Zulu Zero OPX, che è praticamente riconosciuta, una postazione radio amatoriale, che ci permette di poter fare non le chiacchierate in macchina,
ma ci permette di poter utilizzare delle apparecchiature di ricezione, perché sapete che per la legge italiana anche per utilizzare, per ascoltare su certe frequenze, se uno lo fa magari in pubblico, se lo fa all'aperto, bisogna essere autorizzati per farlo. Dato che noi abbiamo, adesso ci arriviamo a quello che lo vediamo al centro, questa è tutta una serie di attività che noi abbiamo svolto anche per cercare di finanziarci, quindi facciamo delle conferenze e facciamo qui al centro, ecco, questa è una postazione di radioascolto in frequenze bassissime, praticamente in due parole, esistono, noi abbiamo la ionosfera con delle antenne particolari che lavorano in frequenze molto basse, 20 kHz per gli addetti ai lavori, quindi sono frequenze più che altro utilizzate dai sommergibili, frequenze militari per battimenti e riconoscimenti vari. Allora praticamente cosa succede? Quando passa un bolide o qualcosa entra nella nostra atmosfera, c'è una compressione della ionosfera e quindi con queste antenne si riesce a sentire il suono, in teoria, della meteora o del bolide. Questi sono studi seri che vengono fatti, noi abbiamo fatto il nostro progetto, che è questo qui in basso, questo qui è un software di radioascolto, ed è molto interessante perché permette di avere, oltre l'impatto visivo, anche quello praticamente documentato, audio, software, del fatto che è passato qualcosa ed ha alterato. Questi sono i nostri progettini, il nostro piccolo, a parte questo qui del radioascolto, abbiamo fatto analisi fotografiche di ogni tipo, per studiare macchine fotografiche, fotografia astronomica e via dicendo. Questo qui era un progetto denominato ASU, è un progetto per poter fare delle foto comuni, ossia chiunque con una macchinetta fotografica o con un cellulare addirittura, interponendo un filtro, che è un filtro particolare reticolo, adesso non voglio entrare nel tecnico, permette di poter vedere lo spettro di emissione dell'oggetto che noi fotografiamo. E quindi ci permette di avere un'idea vera se è un lampione, perché lo spettro esce fuori dal sodio, che è una lampada al sodio, o se è qualcosa di diverso. Come vedete, ci divertiamo, cerchiamo, la ricerca è anche questo, anzi è fondamentalmente questo. Chiudo il discorso del TENAI con un grossissimo impegno, che è quello del secondo convegno, che avremo quest'anno a Roma il 4 maggio, al quale ovviamente noi invitiamo tutti, e noi non siamo in condizione di poter ospitare se non i relatori. E il convegno di quest'anno, lo sforzo è stato ulteriore, poi pagati da quello dello scorso anno. Quindi. Abbiamo avuto quest'anno comunque, come potete vedere, una serie di patrocini prestigiosi, che vanno oltre quello della provincia e del comune di Roma, che sono dei patrocini, come sappiamo, sono dei patrocini morali, che vengono richiesti in maniera automatica. Abbiamo il patrocinio dell'INAF, da quel patrocinio dell'Istituto di Medicina di Bologna per quanto riguarda gli studi dell'astronomia. Ed è molto interessante perché ripropone un po' quello che abbiamo fatto lo scorso anno. Avremo relatori che porteranno avanti il discorso della vita nello spazio, avremo praticamente una teleconferenza, l'avremo qui con il nostro Lullino, che non vedo, probabilmente arriva al pomeriggio, dall'osservatorio qui che abbiamo qui sotto a Rimini, e vedremo, dedicheremo l'ultima parte all'astronomia dell'invisibile, ossia all'infrarosso, con delle strumentazioni che verranno portate in sede congressuale per poter vedere insieme al pubblico delle fenomenologie dirette, quindi diciamo è una cosa molto 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 interessante. Bene, io adesso volevo chiudere l'intervento con un breve video, è uno slideshow, sono delle immagini che vediamo spesso, sono immagini NASA ovviamente, sono immagini che sono state fatte dai telescopi orbitali, e dura pochi minuti, lo vediamo insieme adesso, l'idea qual è? Quella di riflettere un momentino per vedere quello che ci circonda, la grandiosità di quello che ci circonda, quanto poco sappiamo, perché sapete che sappiamo a livello del 4-5% per la fine dei giochi, e quanta vita ci potrebbe essere. Quindi lo vediamo un attimino insieme.
Vi ringrazio per il compositore.